Allora, buongiorno e grazie a tutti di essere tornati sul nostro canale. Siamo di nuovo qui ospiti alla Sabatti nel loro showroom, che è un posto veramente bello in cui si ha la possibilità di vedere un po' tutte le loro carabine. Oggi abbiamo la possibilità di farvi vedere e ve la faremo vedere anche da vicino. Poi di questo abbiamo già molti video, ma la riproveremo anche al poligono a lunga distanza. Una carabina che conosciamo molto bene perché ci spariamo spesso. È una delle mie carabine Sabatti preferite da tiro e imparti con un occhio anche a una riduzione dei pesi, no, Sì. Massimo? Poi vedremo perché. E partiamo descrivendovi un po' le caratteristiche tecniche. Massimo, il Allora, il calcio, calcio è in teclopolimero. sì, che è lo stesso che hai tu, no? Sì, Perché è della. uguale a Tattica Levo, solo che la mia è normale e questa invece è la US. Esatto, quindi. Quindi abbiamo il calcio in tecnopolimero, monoscocca, è intero praticamente, non c'è niente Che è di. regolabile, vedo Con sia. ciclestra Sì, regolabile, quindi quindi abbiamo sia potete in altezza, regolarvi con esatto. le, C'è una rotella. con la classica rotella con le Esatto, due e viti. le due viti di bloccaggio per fissarla. L'alzo Del della ciclista, sì. No, guanza e anche, penso, un'aggiunta di l'aggiunta spacer. spacer, questi possono Ok, mettere quindi gli non è spacer e regolabile attaccare. a vite Esatto. nella lunghezza, ci vogliono gli spacer che comunque sappiamo Ci che sono ci sono. e vengono messi. Sì. Abbiamo il classico calcio da tiro, no? Con l'invasamento per chi usa la mano sotto, per chi Esatto, piccola tiene, mano o sotto, anche qua c'è il sacchetto, per esatto, oppure bravissimo, per chi vuole cruzare i attaccarsi sotto sacchetti. qua una Picatinny per metterci un monopod, si può applicare Sì. tranquillamente. Sì, tipo cosa che io non avevo, e invece dopo che Esatto. qui c'è la possibilità di mettersi una piccola slittina di quelle Picatinny per attaccarsi, sì, il Naturalmente monopiede, quello avvitata che perché, volete, lo dovete esatto, avvitare, esatto. caricatore Hai ICS. chiaramente la differenza più grande che salta all'occhio è che l'altra non ha il caricatore a pacchetto Esatto, estraibile. che poi Questo. chi fa certe, diciamo, certi esercizi come noi, Sì, che ha bisogno del caricatore da 7-8 sì. colpi. Anche perché questi ce ne sono anche aftermarket Sì, di tutte le capacità, quindi esatto. il bello è che sono compatibili nello standard Accuracy International. Questa è una cosa che tipo sulla Tattica Levo a me non piace la sua Io assenza, per cui infatti io andrei sicuramente ho sul. fatto la modifica e ci ho messo questa. Esatto. Perché c'è anche la possibilità di avere il ponticello con la modifica Sì. originale Sabatti, ti dà il caricatore e tutto, diciamo, la protezione per il grilletto, quindi si può montare. Manovra di sgancio Mazzorata nella Tattica Levo, che magari alcuni conoscono perché c'è fuori da più tempo, lo sgancio del caricatore è dentro il ponticello del grilletto, Esatto. standard, che per alcuni è fastidioso. Nel cambio rapido, se devi fare esercizi a tempo, come magari noi facciamo, lo sgancio Mazzorato è sicuramente più utile Esatto. perché quasi ci inciampi col Sì, dito, esatto, quindi si sgancia quindi ci sgancia facilmente. facilmente. Per il resto, avanti la stina è uguale a Levo, no? Uguale, Cioè, identica. sempre tecnopolimero, ha sempre la possibilità di mettersi La slitta la. Picatinny oppure. Allora, la slitta Picatinny qua naturalmente è avvitata, all'interno della calciatura ci sono già i buchini, basta passare con le viti e si monta. Non è un grosso C'è una problema. zigrinatura per mantenere la presa Sì, migliore esatto. e ovviamente la canna è completamente flottante sul calcio, questo neanche a dirlo, ci passa tranquillo, potete rendervene conto neanche con la prova della carta, ma Sì, a no, occhio, è più si cioè vede è che passa. proprio grande. Ci sono, questi è un, rispetto a quella che io avevo, che era il primo modello, ci sono gli Gli attacchi da attacchi. sgancio rapido Sì. della No, maniglia, sono come della cinghia, sia sia da un davanti lato che e sia dietro, davanti che esatto. dietro. Che è comodo per chi usa le cinghie a Le cinghie sgancio rapido e sgancio non la maglietta rapido. classica Che, della diciamo, cinghia. rispetto alla Tattica Levo classica, questa si può usare anche, tra parentesi, a caccia volendo. Sì. Perché è pesante, ma comunque ha dei pesi contenuti, quindi Sì. all'apposta si può portare e naturalmente. Sì, se fai caccia all'aspetto e hai la macchina vicino all'altana e comunque non Esatto. hai distanze siderali, perché comunque sono così 5,5 5,2 mi sembra. 5,2 di carabina, che Esatto. comunque risparmi, guardavamo, risparmi 1,2 kg, Un 1,5 kg chilo e due sulla Tattica sulla Levo. Tattica Levo. Sì. Quindi comunque e questo risparmio è fondamentalmente nella canna. Esatto, perché naturalmente hai una parte una canna da 28 e arriva una canna da Sì, 22. questo secondo me a me è una furbata che a me è piaciuta sempre tantissimo, cioè avere una carabina con un setting da tiro, avere una carabina con una precisione da tiro, ma
avendo, diciamo così, una canna che è pesante ma che diventa poi semipesante, esatto, per mantenere un... Alla fine con questo giochino ti risparmi un chilo e due. Sì. Quindi, insomma, si sente un chilo e due quando ce l'hai addosso per molto tempo. Lo senti. È sicuramente una carabina da tiro, nel senso che è robusta, pesa, cioè non parliamo della carbon da 2,5 kg. No. Però sicuramente, secondo me, per anche chi fa esercizi rapidi in cui deve ingaggiare bersagli diversi, anche tirarla su per spostarsi, comunque, esatto, è più... la mancanza di peso in volata, perché no, te la alleggeriscono proprio lì, riesci a brandeggiarla meglio. Ha magari un bilanciamento che è più arretrato forse, quindi si riesce a brandeggiare meglio. Abbiamo l'azione chiusa, come vedete. È l'azione Blizzard, sì, ma è chiusa come, diciamo così, sacco tier G, insomma, non è aperta tipo Remington, quindi hai la piccola finestra di espulsione, ti entra meno sporco dentro. L'azione è l'azione Blizzard, concentrata sulla velocità e sulla sicurezza, tre tenoni, 60 gradi, è il modello, se io penso a una carabina da tiro, è il modello della carabina da tiro. Sì, diciamo che chi effettivamente vuole fare della precisione comunque deve spostarsi su quel modello qua, cioè su, diciamo, una canna pesante o semipesante o pesante, per riuscire a, anche perché portare una carabina del genere al poligono ti consente comunque di fare delle sessioni di tiro anche intense, cioè puoi fare i 15, 16, i 20 colpi senza doverti preoccupare tutte le volte, è calda, non è calda, devi fermarmi. Sbagliato il colpo perché era calda, sono stato io, è stata la canna, cioè hai una canna che ti permette, è più duttile, è più malleabile, ti permette più cose. Sicuramente è la canna più piccola, più sottile, più leggera, ma generalmente la canna più pesante ti permette sessioni di tiro più lunga, stando nel mezzo ti fermi qui. Su quelle volate 22, 18, 20. No, diciamo che su quel modello qua ci sono praticamente diversi calibri, partendo dal 6,5, oppure dal 308 che è il classico, oppure anche il 300 Winchester Magnum fanno con questa. MRR, quindi qui siamo nel mondo delle carabine col multiradiale, esatto. Quindi parliamo di multiradiale sui diversi calibri, con passi ovviamente diversi, 1,11 per il 308, 1,8, 1,9. 1,8 per il 6,5, che sono un po' i due calibri con cui ultimamente adesso vanno generalmente. Il 308 non tramonta mai, no. E adesso il 6,5 gli sta andando dietro, per così dire. E esperienza personale con questo tipo di carabina, nel senso che se ne vedono tante, anche perché è un po' cioè ti permette di fare della precisione della lunga distanza, e volendo, per chi è molto appassionato, nel canale ne abbiamo qualcuno che magari fa come noi, che va sia a caccia che a tiro, quindi magari non comprando 200 carabine, magari a volte va a caccia con la carabina da tiro per permettersi, no, una maggiore precisione. Ecco, questo potrebbe essere un modello che non pesa troppo sbilanciato, ok, non troppo sbilanciato, e questo fondamentalmente è quello che mi piace. Poi parlavamo prima, no, avendo la slitta, qui non ha una picatinny integrata, la metti tu, e questo ti permette anche, ovviamente essendo più una carabina da tiro, ti permette di montare quelle slitte inclinate che poi ti consentono magari di arrivare a 1000 metri, per dire, di portare magari 308 a 1000 metri senza dover comprare migliaia di euro in più di ottica, basta cambiare la slitta, ecco, quindi questo qui si può fare. E sicuramente, Massimo, tu la tua è in 308? La mia è 308. 308. L'ho presa in mano ieri perché l'ho pulita da veramente troppo tempo che non la pulivo, intorno ai 400 colpi. E... cosa che noi non auspichiamo. Non auspichiamo, giustamente. Però posso garantirvi la precisione di quella carabina qua, che è veramente impressionante. Sì, è un martello pneumatico, veramente. Dove vuoi sparare, lei arriva. Sì. Cioè, veramente molto molto bella. Sì, e quella che preferisco, diciamo, delle mie armi è questa, diciamo. La mia è la Tactical Evo classica, non ha la canna da 22 ma la canna da 28,
però è quella che preferisco perché mi dà più soddisfazione quando vado a tirare e veramente poi soprattutto col 308. Sì, è stata la mia prima carabina, quindi non questa perché chiaramente questo è il modello evoluto, ma esatto. La prima Tactical, parliamo di non mi ricordo quanti anni fa, fu la mia carabina col calcio in laminato ed è... cioè il fatto che sia un modello ovviamente rivisitato, ovviamente migliorato, ovviamente però che c'è da molto tempo, anche la livrea è apprezzata, sì, la livrea accattivante, sì, è veramente sì. Bellissima, si devo ammettere, cioè... che hanno questa hanno fatto ultimamente, Sabatti sta facendo delle estetiche molto rinnovate, sì. L'abbiamo visto con la ICM, l'abbiamo visto nella Carbon, estetica e funzionalità, però parlando solo di estetica stanno rinnovando diciamo delle estetiche con delle estetiche molto accattivanti, a me in particolare questa versione qui, sì. Un po' tipo ragnatela nera, sì. No? E la versione con le gocce in camo, sì, che se abbiamo la possibilità ve la faremo vedere, è veramente bella. Più si va avanti, più le carabine diventano affidabili e devono essere anche belle alla vista. E devono essere anche belle alla vista, sì. Sì, sì, normale, sì, sì. Classico, se no. Il bello poi di avere diciamo una ditta italiana che ti fa la carabina è sicuramente il fatto che non succede, sono carabine molto robuste, ma se succede alzi il telefono e hai l'assistenza qui subito. Non hai il problema del mi manca un componente, devo chiamare l'America, il mercato, c'è la guerra, non arriva, le navi, gli UTI, insomma hai comunque la possibilità di avere un'assistenza in Italia e io lo dico sempre, noi lo diciamo sempre, è un problema che tratteremo in maniera approfondita, ma finisci la canna, ok? Tutti dicono amo la canna, ok, finisci la canna, succede, se spari tantissimo succede, e in particolare dobbiamo ancora indagare bene perché sulle MRR, questo lo dico perché chiaramente rispetto a tutte le teorie su come la canna viene rovinata, chiaramente una canna che ha una rigatura fatta come l'MRR è chiaramente molto più difficile da consumare rispetto a una corrigatura tradizionale, quindi notoriamente le canne MRR durano di più. Se avete comunque il problema con la canna, metti che l'avete, Sabatti fa le canne, cioè non dovete andare a comprare una canna esterna, affidarvi a un produttore, no. Più un customizzatore con un dispendio di denaro estremo, no, basta, è tutto nella stessa ditta, questo è sicuramente molto comodo. La sistemano e la mettono a posto. Hai un problema con la carabina? Sicuramente è comodo il fatto che tutti fanno... cioè che Sabatti ti fa tutti i componenti, sì. No? Era quello che un po' dicevamo anche con le calzature, che all'inizio si diceva sì, però io non posso cambiare la calzatura. Ok, è vero, però è anche vero che la stessa Sabatti ti fa ormai 5, 6, sì, 7 calci diversi. Sta arrivando a fare determinati calci. Cioè, quindi... riesci a... più vuoi un calcio, non ti piace più il tecnopolimero, lo vuoi in laminato, lo fai in laminato, lo vuoi in metallo, lo fa in metallo, cioè alla fine diciamo che questo sì, gap di non avere più diciamo la scelta dei calci sta per essere colmato. Sì, anche perché ce n'è per tutti i gusti. Sì, ce n'è per tutti i gusti ormai, sì.